Mi trovo in regione dove da oggi si apre la lunga serie di audizioni della commissione d'inchiesta sullo scandalo Monte dei Paschi di Siena e relativi intrecci con la regione. Dietro questa porta, nella sala dei gigli, stanno per essere sentiti due esponenti principali di questa inchiesta, l'avvocato Paolo Emilio Falaschi e l'avvocato Paolo Spagnoli. Il primo storico legale di parte civile nei procedimenti della vicenda Monte dei Paschi di Siena, il secondo ex membro del CDA di Fiditoscana che scoprì e denunciò il passaggio illegittimo dei fondi europei dalla finanziaria che la Regione Toscana condivide con Monte dei Paschi di Siena. Prima audizione, questa al momento è dentro Falaschi, è venuto fuori qualcosa o è prematuro? No, innanzitutto non si può dire nulla di quello che si dice dentro perché c'è obbligo di riservatezza. Posso semplicemente dire, parlando in termini molto generali, che è stato un interessante inquadramento a 360 gradi della questione, ecco. Per cui è stata una buona prima audizione perché serve a costruire la cornice. C'è stato un momento di imbarazzo con Marras prima? PD. Chi è Marras? Non so nemmeno chi è. No, 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 invece è stato un colloquio franco, abbiamo chiarito bene tutte le cose, il mio pensiero, il suo, e mi è sembrato che sia una persona che voglia andare in fondo alla cosa, perché questo non è solo un problema che riguarda, io non faccio politica, a me non mi importa niente, ma non è solo un problema che riguarda in genere la politica, riguarda anche il PD eventualmente, perché se davvero c'è da fare pulizia di fronte a un disastro di questo genere, è bene che venga fatta, insomma.